Hola gente, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi voglio parlare un po' del mio passato. Tanti di voi forse non lo sanno, io sono 15 anni che mi alleno. Non si vede? Guarda, si vede? No, chiedo al cameraman. Vabbè, comunque sia, sono tanti anni che mi alleno, ma il punto di partenza era molto molto pesante. Io quando ero ragazzino pesavo 105 kg, più o meno quello che peso oggi, ero sicuramente un 15 cm in meno e ho sofferto per tantissimo tempo il peso sia fisico, del grasso corporeo che mi portavo addosso e anche mentale, perché quando mi guardavo allo specchio mi ricordo che mi detestavo la mia immagine. Il fatto che mi sono iscritto in palestra sostanzialmente è stato proprio dettato dalla voglia di cambiamento e dalla non accettazione di se stesso. Questo è un punto su cui mi piacerebbe chiarire una cosa. Ognuno di noi, secondo me, proprio come si dice, no, deve trovare il giusto equilibrio in se stesso. Quindi c'è gente che magari non va in palestra, si piace, si accetta e fa benissimo. Nel mio caso io non mi accettavo assolutamente, non accettavo il fatto di non entrare in una maglietta che mi piaceva magari indossare, non accettavo il fatto che magari andavo in discoteca, c'erano i miei compagni di classe così che erano tutti lì con l'addominale bello in vista, io ero lì con le mie tette a punta e la mia trippa. Ero il classico ragazzino che in spiaggia stava sotto l'ombrellone col Game Boy in mano e la maglietta fino all'ultimo, per poi togliersela e buttarsi subito in acqua per non farsi vedere dal gruppo di ragazzine. Insomma, capisco bene questo genere di circostanze in cui rivedo tanti ragazzi anche oggi che vengono anche nella mia palestra magari soffrire di questo genere di problematica. Ecco, io l'ho affrontata nella maniera più sbagliata possibile e vi porto la mia testimonianza proprio per darvi un punto di vista che magari vi può aiutare, no? Se vi trovate nella stessa circostanza. Quando ho compiuto 14-15 anni, ho fatto il salto dalle medie alle superiori, ho deciso di perdere peso. E ho deciso di perdere peso naturalmente non affidandomi ad un professionista, ma facendo secondo la mia logica, che ovviamente no, io faccio come dico io. Ho smesso sostanzialmente di mangiare, ho fatto dei lunghissimi periodi in cui mi nutrivo di bresaola, insalata, ho iniziato a fumare in quel periodo perché le sigarette mi facevano passare la voglia di mangiare. Mi sono capitati anche degli episodi in cui mi ingozzavo di dolci e poi vomitavo per non assimilare le calorie. È stato un momento veramente buio della mia vita e fortunatamente sono riuscito ad uscirne anche abbastanza velocemente. Ero arrivato a pesare 89 kg, che su 1,95 m da 105 a 89 kg, insomma, è stato un bel salto. Non ero più abituato a mangiare e oltretutto mi era rimasta tantissima pelle in eccesso, nelle zone naturalmente dove ero e sono ancora oggi predisposto all'accumulo del grasso, ovvero fianchi, addome, tettine. Questi sono sempre stati i miei talloni d'Achille. La pelle in eccesso è un altro di quegli aspetti che spesso e volentieri in palestra mi sottopongono come domanda: come faccio a eliminare la pelle in eccesso? Ho perso 20 kg, mi è rimasta la pelle in eccesso, come fare ad eliminarla? Allora, vabbè, per quanto riguarda il discorso fisico, chiudo il discorso di prima, la palestra mi ha aiutato ad avere un approccio di nuovo con l'alimentazione del tipo: voglio mettere su muscoli, devo mangiare, appunto. Quindi ho ripreso a mangiare, ho seguito tantissime diete, nel bene o nel male, mi sono fatto le mie esperienze e la palestra mi ha aiutato tanto a riapprezzare il cibo e a non cercare più e a non entrare più in quel tunnel del non mangiare, perché poi fondamentalmente era quello che mi attanagliava tutti i giorni. Qualsiasi cosa mangiavo in quella fase della mia vita me la sentivo subito addosso, me la sentivo subito che si ficcava qui, di qua, e quindi tendevo a non voler mangiare. Con la palestra mi sono sbloccato, ho ripreso a mangiare, perché comunque la priorità dopo era mettere su muscoli, quindi accettavo anche il fatto di sporcarmi un po'. Ecco, la pelle in eccesso invece è un argomento diverso, perché la pelle in eccesso, ovviamente, a differenza del grasso, è uno strato di derma che vi rimane addosso, ok? Non sono un chirurgo, vi parlo come mangio, cercate di capirmi. Tutta questa pelle che si sviluppa proprio perché ingrassando i volumi vostri si espandono e chiaramente il derma si tira, no? Come se fosse un palloncino che noi man mano gonfiamo e diventa sempre più tirato. Quando però il palloncino si sgonfia, nel caso di un dimagrimento repentino, perché si dice di dimagrire piano piano? Perché se uno si fa seguire da uno specialista, cosa che vi consiglio, e dimagrisce piano piano, si dà il tempo anche ai tessuti di, tra virgolette, riassorbirsi senza nemmeno lasciare segni, come le famose smagliature, di cui fortunatamente anche lì non sono cosparso, però qualcuna mi è rimasta e ho tantissimi miei amici che hanno avuto il mio stesso percorso e
hanno delle forti smaniature, magari qui sotto la spalla o nella zona del ventre, ecco. Questo effetto di sacchetto vuoto, come si può risolvere? Allora, come dicevo prima, la pelle in eccesso non è materiale combustibile, quindi il nostro organismo non lo può utilizzare a scopo energetico, come il grasso, che invece si può togliere perché facendo la dieta dimagrendo si può comunque perdere chili. La pelle in eccesso rimane, e soprattutto quando uno dimagrisce è ancora più visibile. Rimane proprio questo, manda l'immagine, brother, faglielo vedere. Ecco, rimane questa cosa qua. Questa cosa qui è fortemente antiestetica, naturalmente, per chi si allena in palestra e ovviamente dice, cavolo, sono dimagrito, adesso che mi sto gonfiando i muscoli, io non ci posso far niente con questa pelle in eccesso. Allora, le soluzioni sostanzialmente sono due. Allora, se la quantità di pelle in eccesso è veramente, veramente tanta, esiste solo la chirurgia. Punto. Quindi si va dal chirurgo a seconda della zona dove dove avete appunto questo eccesso di pelle, prenderà in esame l'operazione eventuale da farvi. So che c'è l'addominoplastica, c'è la mini addominoplastica, ripeto, c'è chi magari ha dei ristagni sulle gambe, poi dipende da quanto avevate da perdere. Questa è anche un'operazione chirurgica che comunque è anche parecchio dispendiosa. Adesso non so se qualcosa passa alla mutua per magari soggetti dalla regia dicono di no, ma non lo so, comunque. Nel caso sappiate che è un'operazione chirurgica a tutti gli effetti, quindi ci sarà un'anestesia totale o comunque una serie di un iter da seguire, proprio come un intervento chirurgico. Il secondo modo per cercare di arginare il problema della pelle in eccesso, come ho cercato di fare io nel mio caso, io mi ero interfacciato con un chirurgo all'epoca e ho fatto la liposuzione, ma ve lo spiegherò in un altro video. La pelle in eccesso, invece, la chirurga mi aveva fortemente sconsigliato di toglierla perché mi aveva detto che comunque era abbastanza, cioè non era abbastanza per fare un intervento chirurgico. Quindi la soluzione qual è? La soluzione è gonfiarsi dalle altre parti. Quindi se voi diventate grossi dalle altre parti, i tessuti un po' si tirano. Io dico, nel mio caso è successo questo, perché se prendo le foto di 4-5 anni fa, no, però se prendo le foto di 6 o 7 anni fa, che avevo molti meno chili addosso, notavo molta più pelle in eccesso. Piano piano, col tempo, con gli anni, allenandomi, facendo le diete, comunque cercando di ripolpare tutti i tessuti, i muscoli si sono sviluppati e il famoso palloncino che si era svuotato dall'aria inizialmente ha ripreso forma e si è un attimino più tirato. Poi è chiaro che oltre alla pelle, ad oggi ho capito che devo considerare anche altre cose, ovvero la mia predisposizione a fare ritenzione idrica sull'addome, perché poi fondamentalmente le zone critiche sono quelle che si beccano tutte le sfighe del mondo, acqua, grasso, pelle, eccetera eccetera, e quindi diciamo che vabbè, accetto questo compromesso. Come vi dicevo prima, ho fatto la liposuzione nel 2013, mi sembra, e ve ne parlerò appunto in un altro video. Quindi quello che vi voglio dire io come consiglio è, se avete tantissima pelle in eccesso, vi conviene andare dal chirurgo. Almeno per un consulto, chiedete. Se comunque sia, siete riusciti ad avere un dimagrimento abbastanza, diciamo, controllato, o comunque il quantitativo di pelle non è così tanto, potete provare ad allenarvi e vedere se negli anni i tessuti piano piano un attimino riescono a riassorbirsi, non lo so fino a che punto, perché io, ripeto, non sono un chirurgo, non mi posso dire, non sono un medico, non so. Però vi posso garantire che tante persone le ho viste in palestra cambiare ed eliminare questo problema diventando più grosse dalle altre parti, sostanzialmente. Ecco, questo è il mio consiglio che vi do, naturalmente unito al fatto di rivolgervi a uno specialista laddove quando volete manipolare la vostra alimentazione andate da un dietista, comunque persone qualificate, non fate il fai da te, perché il fai da te vi porta veramente una serie di complicazioni. Avrei potuto avere dei miglioramenti nei primi anni che ho rallentato, proprio perché ero uno di quei soggetti che devo fare di testa mia, e a tornare indietro mi rendo conto che tante cazzate le ho fatte anch'io. Ecco, quindi mi auguro che non le facciate anche voi, e come vi ho detto prima, se pensate di avere un problema di questo tipo, rivolgetevi a un chirurgo e fatevi dare un consiglio da lui se vale la pena fare un intervento, oppure allenatevi in palestra, sfondatevi, e ci vediamo al prossimo video. Boom!